Il tempo è tirando, come si suol dire, e chiaramente questi spunti che tu ci offri in pochi minuti mi vorrebbero settimane, forse mesi, gli ideologi stanno dibattendo, la Chiesa si divide, non possiamo ovviamente addentrarci in una disputa teologica e liturgica così impegnativa. Non è nemmeno il nostro compito. Non è neanche il nostro compito, però quello che mi suggerisce ogni volta, che non è la prima volta che vedo questo libro, è che se Cristo è una cosa seria, la Messa è una cosa seria, la liturgia è una cosa seria, che certamente va vissuta, visto che si parla tanto di partecipazione, con lo spirito giusto, con il giusto raccoglimento e per quanto è certamente anche un momento di festa, un momento gioioso, ma questo magari viene dopo che abbiamo attinto, dopo che abbiamo attinto dal sacrificio della croce, possiamo poi uscire e godere della creazione. Ecco, arriviamo all'ultimo, diciamo, aspetto della tua produzione, che come dicevo è a tutto campo, tu sei un tutto campista, nel senso che riesci a, ecco, anche ad affrontare temi un po' più profani, diciamo così, no? Chi va sul tuo sito è invito a visitare tutti i siti di Roberto Bonaventura, può ammirare anche la tua vasta produzione musicale, tu sei un autore anche di testi non più leggeri, che parlano d'amore, l'argomento è sempre lo stesso, però è anche l'amore, la fonte è sempre la stessa. Così come i tuoi romanzi, hanno senz'altro letto, apprezzato Golfo Mistico, che è anche lì ricco anche di spunti di crescita spirituale e di approfondimento. Dopo, se me lo consenti, vorrei dire una cosa a proposito del romanzo. Sì, del romanzo. Allora, diciamo prima del romanzo, sì, e poi magari chiudiamo in bellezza con l'omaggio alla nostra terra, a Procida, capitale della cultura, che ho girato da poche settimane questo video a Procida. E poi magari anche su Procida lo spunto del perché l'Italia è così tanto sotto attacco. Mi colpisce stata una cosa, però. Allora, innanzitutto, nel video che abbiamo appena finito di vedere, è successo qualcosa di molto bello, perché tutte le persone che sono state coinvolte, noi chiamiamo degli attori, facciamo delle selezioni, diciamo più o meno che vengono a fare, e sono stati toccati da quel che abbiamo vissuto, perché tutto è stato riempito di carità. Allora, io prima di affrontare una produzione del genere ho dietro le spalle, li ringrazio adesso, anche se magari non ci stanno assolutamente sentendo, tutti quei sacerdoti, quelle suore, quelle persone comuni che pregano, che offrono, che recitano il rosario, che mettono in qualche modo al sicuro queste produzioni, perché vi garantisco che ognuno di questi lavori qua, a ognuno di questi lavori qua succede qualcosa. Si rompono macchinari, succedono cose strane, l'impensabile, ma ogni volta imparo una cosa, e la imparo da una cosa che mi ha detto un sacerdote, lo chiamai proprio su un video, ho fatto la prima versione al mondo lirica sinfonica su Romagna Mia, l'ho trasformata, questa canzone folk romagnola, e l'ho fatta un po' napoletana, tant'è vero che mi ha detto simpaticamente la figlia di Secondo Casadei, abbiamo sentito tutte le versioni, ma questa è la versione che ci piace di più, che concluse dicendo Viva Napoli, fu per me una soddisfazione grande, l'ho trasformata un po' come una romanza napoletana. Ebbene, però io chiamai questo sacerdote durante le riprese in teatro. Ebbene, finita la benedizione, si rompe la macchina del fumo. È chiaramente una prova, perché avevamo i tempi contati, senza la macchina del fumo non potevamo terminare le riprese. Io mi ricordo di essere uscito, ma si cercava di capire chi doveva andare a cercare di prendere, stavano chiudendo pure i negozi, quindi c'era una situazione davvero difficile da affrontare. Bene, risolviamo, partiamo dalla fine. Io rimango molto colpito, perché ho sentito una persona alla quale volevo molto bene, voglio ovviamente ancora bene, dire
a un lavorante dietro i tendaggi, dietro le coltri del teatro. La prossima volta quel prete non lo chiamiamo più, quello porta sfortuna. Mamma mia, la pugnalata, cioè una cosa troppo brutta. E mi disse poi a distanza di giorni lo stesso sacerdote, tranquillo, quando c'è un'opera buona, comunque lavoro, comunque diamo da lavorare delle persone, cerchiamo di fare bellezza, eccetera, cioè anche se non è un'opera sacra in sé, ebbene, il demonio ha, come dire, il permesso di fare un dispetto. Questo dispetto glielo permette, glielo consente, per provarci comunque un po', perché uno deve anche avere lo sconforto, ma allora Dio, allora, quello che ci viene da fare fondamentalmente ogni volta che c'è un disguido, ma allora il Signore si è dimenticato di me, ma allora io sono cattivo, sono il peggiore di tutti, e poi quella prova la vinci se tu rimantieni la pace. Io ho imparato una piccola cosa nella mia vita: persa la pace verso Dio. Quando andiamo in agitazione, ci sconvolgiamo e perdiamo il baricentro, che poi porta all'altro, se così si può chiamare, è il momento già di andarsi a riprendere al confessionario. Perché è vero che siamo umani, ma dobbiamo essere saldi in Dio. D'altra parte, la nostra stessa vita è un mistero continuo. Io sto parlando, ma non so le corde vocali esattamente come stiamo, cioè proprio lo so perché ho avuto a che fare con così tanti cantanti e tenori soprano, qui un po' lo so, li ho accompagnati tantissimi a fare visite, ma io posso mai sapere come in questo momento la mia circolazione, il mio cuore stia funzionando al buio senza che io gli abbia dato il permesso di fare quello che sta facendo, e i polmoni pigliano l'aria, il sistema immunitario, gli enzimi e tutto il resto appresso che dovrebbe contare un'ora? No. E quindi se ci volessimo preoccupare di ogni cosa che riguarda anche il nostro risveglio della mattina, come andremo in fondo, e non potremmo vivere più. Quindi anche nelle contingenze, affidarsi, sapere che Dio comunque può permettere. Ma attenzione, questa permissione anche nella tentazione è contingentata. Il demonio ha un certo numero di minuti di tempo, può andare fino a un certo punto, perché nessuno può essere tentato a chiudere le proprie forze, quindi è ovvio che non può andare oltre queste. Chi è che sa i nostri limiti? Solo Dio. E quindi, passato quel momento, superata quella prova, arriva il premio. San Francesco diceva che è una sorta di corona, di anello sponsale che Dio mette all'anima di chi ha superato la prova. Nel video che abbiamo appena visto volevo lasciare un messaggio, che il miracolo non è mai fine a se stesso. Il miracolo serve per confermarci e per spronarci. Infatti questo ragazzo che ha assistito alla Santa Messa, che si è miracolo, è diventato sacerdote nella gioia di dare, cioè ha ricevuto un dono, siamo tornati ai doni, ai talenti. Dio ci dà affinché noi possiamo dare, altrimenti sarebbe tutto reso sterile, non è più un cerchio, un circolo vitale della grazia, si interromperebbe. Io ricevo la grazia, me la tengo per me, arrivederci a grazie. Un piccolo esempio, questi video sono a disposizione di tutti gratuitamente su internet, li potete condividere, li potete vedere, li potete meditare, li potete sentire le musiche. È chiaro che hanno dei costi importanti dietro, ma poi ci pensa il Signore, intanto io sono chiamato a fare questo. E facendolo dobbiamo poi raccontare a Dio un domani come abbiamo usato, ma anche di ogni istante, anche di ogni parola. E sul romanzo posso soprattutto dire questo: non mi credevo capace di scrivere un romanzo, io fondamentalmente sono un aforista, nasco come aforista, mi piace sintetizzare, infatti mi volevo, visto che il tema doveva essere, Luciano, ricorda di bene, doveva essere talenti, fideati, lo abbiamo fatto in maniera diversa, spero non noiosa, e io scrissi che l'arte è quel perno che serve per tenere in equilibrio, per tenere in equilibrio lo spirito e la materia. Noi abbiamo l'anima, l'arte serve all'uomo, è l'uomo che ne deve usufruire. Oggi nell'intervista ho detto che se mettiamo davanti al crocifisso di Giotto un bue, ignorerà per tutta l'eternità di essere al cospetto di un'opera d'arte. Se facciamo sentire una sinfonia di Brahms a uno sciacallo, è probabile che non se ne porterà a casa il valore e delle ispirazioni che ne conseguono. È tutto per noi. Per che cosa? Per quale fine? Per la nostra edificazione, per pregare meglio, per vivere meglio, per credere meglio e in definitiva per amare meglio. Siamo tutti a servizio di tutti. Non ho risposto a niente di quello che mi hai chiesto, ma penso che possa andare bene così. Per quanto riguarda l'altro video, se avessi saputo che si teneva in chiesa questa nostra, io non l'avrei presentato, perché
queste due cose qui, però comunque sia tutto lo rivolgiamo al Signore. E comunque anche in un brano del genere, una classica napoletana, da me visitata senza fare niente di che, perché io credo che i classici non hanno bisogno della mia fantasia per andare a fare novità, devo semplicemente andare a elicere ciò che c'è già di buono e lo ripropongo. E l'ho fatta cantare tra l'altro una ragazza romagnola che l'ha cantata benissimo, che l'ho fatto una capa tanto per riuscire a farla pronunciare bene, ma la cosa importante è che qui c'è un segno, a un certo punto c'è un rosario che compare dal nulla. Ma come mai nelle produzioni di Roberto Ventura c'è sempre ancora qualcosa di sacro? È perché questo amore che ho raccontato voleva essere un amore puro, voleva essere un amore sacro. Non posso immaginare che la parola amore e puro e sacro non possano stare nella stessa frase. Se non fosse così sarebbe un ossimoro, sarebbe molto preoccupante. Quindi ho voluto raccontare con una fotografia un po' stile anni 50 una storia d'amore, di quelle che oggi purtroppo non tutti hanno la grazia di vivere, perché hanno smesso di credere nell'amore con la maiuscola. Io mi fermo qui.